Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento dedicato alla rubrica Medicina e Salute, curato dalla dottoressa Elvira Serra. Ben trovata, dottoressa. Ciao Raffaella, che piacere rivederti. Il piacere è mio e ci vediamo per questa seconda puntata. Nella prima, insomma, abbiamo lanciato questa rubrica interessante sulla medicina e sulla salute, nella quale abbiamo parlato del vaccino anti-influenzale. Questa volta tratteremo altri argomenti altrettanto importanti. Partiamo da quello che è appunto l'argomento di cui si sta parlando tanto, e cioè il vaccino anti-Covid. Da noi qui in Regione Campania dovrebbe arrivare per il mese di gennaio. C'è stata una riunione dell'unità di crisi proprio nella giornata di ieri per capire quanti operatori sanitari, RSA, insomma personale infermieristico, accetterà di fare il vaccino. Ricordiamo che non è obbligatorio, ma entro venerdì si dovrebbe avere un numero certo. Allora, che cosa possiamo dire ai nostri telespettatori, dottoressa? Allora, diciamo che questo è l'argomento caldo. Basta incontrare qualcuno a distanza, sentirsi per telefono qualche amico. La domanda è: ci vacciniamo, non ci vacciniamo? Com'è questo vaccino anti-Covid? Due vaccini sono arrivati alla terza fase della sperimentazione. E il vaccino Pfizer BioNTech è stato approvato dall'ente americano di sanità e l'AstraZeneca ha pubblicato su The Lancet, che è il più importante giornale scientifico internazionale, i risultati della sua sperimentazione. Perché è molto importante parlare dei risultati della sperimentazione? Che quindi per tutti e due i vaccini sono stati resi noti, perché solamente da questi dati noi possiamo avere risposta di alcune domande che ci facciamo. Allora, innanzitutto cominciamo col dire che è stato fatto questa sperimentazione su 22.000 persone. Si è scelta una popolazione di età varia, quindi giovani, superiori ai 55 anni, diciamo rappresentativi di una certa popolazione. Certamente questo ha dato delle risposte positive per quanto riguarda l'utilità del vaccino, non inferiore al 90%, quindi superiori al 90%. In questo studio, ad esempio, su 22.000 persone abbiamo avuto solamente su 22.000 persone due decessi, ma per altre cause. Diciamo che il vaccino dà una buona risposta e soprattutto che cosa ci dicono i dati? Che la durata di attività del vaccino, l'immunità, è di almeno 100 giorni, 3 mesi. Questa sarebbe la finestra utile affinché nella popolazione ci fosse il blocco del contagio e quindi questo porterebbe a morte il virus perché non potrebbe entrare nell'organismo e parassitarlo. Questa è la cosa più importante perché noi quando parliamo di contagio dobbiamo immaginare il virus che passa da una persona all'altra. Quando noi vacciniamo tutta l'intera popolazione, non consentiamo che questo avvenga e diciamo che già questi 100 giorni potrebbero darci la tranquillità di portare, diciamo, il virus a morire, a non poter contagiare, a non poter contagiare. Ora, nei primi 14 giorni dal vaccino è ancora possibile essere contagiati. Dopo i 14 giorni invece inizia l'immunità. Allora, diciamo che quando qualcuno ci chiede ma io mi vaccino, non mi vaccino, allora facciamo così, mettiamo i sì e i no da una parte e dall'altra. Che cosa potrebbe provocare il vaccino dagli studi che abbiamo visto? Beh, sicuramente nel punto di inoculizzazione Allora, nel sito di puntura, facciamola più facile perché se no non riesco a dirlo, possiamo avere il solito tonfo, l'arrostamento, il dolore dove c'è stata la puntura. Nei giorni successivi ci può essere nausea, può arrivare un po' di febbre, mal di testa, astenia, tutto quello che viene quando facciamo un vaccino in generale, anche quando vacciniamo i bambini. Ora, mettiamo sull'altra parte della bilancia le cose invece positive, ecco, non avremo nel più del 90% dei casi la malattia da Covid, quindi
Non ci saranno i malesseri generali, l'insufficienza respiratoria, la mortalità da Covid. E non mi pare poco come bilancio. Teniamo conto poi che il vaccino che è in diffusione in questo momento, quello della Pfizer-BioNTech, è un vaccino RNA, che vuol dire RMN, che è un vaccino che non è a DNA, quindi non è possibile che rimanga nella cellula e non è possibile che venga replicato col DNA. Questa è una cosa molto molto importante. Certamente può essere rafforzato con un richiamo. Noi non sappiamo se andremo oltre l'immunità di questo 100 giorni, però indubbiamente abbiamo una cura in questo momento? Non ce l'abbiamo. Si parla di tanti farmaci, di tante possibilità, ma ancora non c'è nulla di veramente efficace. Pertanto, o quantomeno, non c'è nulla che sia attestato da studi scientifici. Mi pare che in fondo uno studio che è stato fatto sì rapidamente, ma comunque il numero dei pazienti arruolati sono tanti, perché sono 22.000, non mi sembra che siano pochi. Certamente i tempi sono stati ridotti perché chi si è occupato di produrlo ha arruolato molto personale al fine di ottenere il risultato. Teniamo conto che questi sono i primi due vaccini, ma ne arriveranno tanti altri, perché per vaccinare l'intera popolazione mondiale noi avremo bisogno altro che di tante case farmaceutiche che si occuperanno della produzione di questi vaccini. E quindi diciamo che io direi di vaccinarci. Certamente noi abbiamo una piccola fortuna tra le tante, che la sperimentazione sui pazienti è stata iniziata in Inghilterra e in America. Da noi cominceremo a fine gennaio. Quindi, cominciando a fine gennaio, avremo modo di vedere tutti i risultati. Quindi, se è stato interrotto per qualche motivo la vaccinazione in America e in Inghilterra, ci sono stati dei dati negativi, per il momento si parla di due, mi pare, persone che abbiano avuto una reazione allergica, persone che erano già affette da un'allergia importante. Se c'è una pecca da trovare nello studio, nei dati che ci hanno dato sia la Pfizer BioNTech che l'AstraZeneca, una piccola pecca è quella di non aver messo nella popolazione campione dei pazienti che fossero allergici o che avessero un'allergia, diciamo, importante. Per capirci bene, quelli che girano con l'adrenalina perché possano avere un'allergia importante. Quindi questo nello studio manca, però indubbiamente se fossero stati immessi nello studio questo tipo di pazienti, noi avremmo avuto dei dati così negativi che probabilmente non saremmo proprio arrivati ad accettare il vaccino in questo momento. Per fortuna gli allergici, quelli importanti, non sono moltissimi. E poi la cosa importante che dobbiamo sapere è che comunque, fatto il vaccino, il nostro paziente resta in osservazione, che vuol dire che se si dovesse verificare una reazione di qualsiasi tipo, la medicina del territorio, la medicina invece della rete ospedaliera sarà pronta ad intervenire. Allora, tutto sommato io dico, a non avere nulla e rischiare di, se si è giovani, di ammalare un familiare anziano, se si è anziani di non avere una risposta immunitaria tale che lo faccia sopravvivere a un'insufficienza respiratoria determinata ad esempio da polmonite bilaterale, vi ho descritto i pochi sintomi che potrebbe dare il vaccino. Beh, io credo, Raffaella, non so se tu sei d'accordo, dimmi anche tu, io penso che lo dobbiamo fare. Tenete conto poi che noi medici saremo vaccinati per primi e che comunque la vaccinazione resta volontaria. Io sono infatti non è obbligatorio il vaccino, però insomma, come hai detto tu, avremo modo di poter capire come procede questa vaccinazione, visto che in Campania arriverà a fine gennaio. Per quanto riguarda invece l'attualità, si parla tanto anche di vitamina D, la vitamina del sole, che dovremo assumere per rinforzare il nostro sistema immunitario. Che cosa ci puoi dire? La vitamina D, hai detto bene, Raffaella, è la vitamina del sole. E che cosa fa la vitamina D? Allora, cominciamo a chiamarla per nome: ergocalciferolo, vitamina D2, colecalciferolo, vitamina D3.
Perché faccio questa differenza? Perché di vitamina D ne esistono almeno 5 tipi. Quelle che utilizziamo noi sono queste, la vitamina D2 e la vitamina D3. La vitamina D2 la troviamo in alcuni alimenti il 20%, la vitamina D3 invece la produciamo noi, però con il nostro sole, quindi abbiamo bisogno dell'esposizione solare. E voglio dire tutto quello che fa in maniera molto molto semplice. Allora, la vitamina D che cosa fa? Praticamente, grazie alla luce del sole, la vitamina D3 con le calciferole è sintetizzata dall'organismo umano. Che cosa fa? Soprattutto mantiene le ossa forti e sane, previene le fratture, previene l'osteoporosi. Cosa molto importante, perché poi ci arriviamo anche al fatto che è uno stimolante del sistema immunitario, ma è anche un antitumorale. E ancora l'esposizione al sole fa produrre endorfine, serotonina, dopamina. E quindi che cosa fa? Modula l'umore. È un antidepressivo? Sì, è un antidepressivo. Ma pensa un po', la vitamina D migliora la funzionalità dell'insulina, riduce le cellule adipose, quindi combatte il diabete? Sì. Combatte l'obesità? Sì. E quindi che cosa fa? Attenua anche lo stimolo alla fame. Sai, ci sono delle persone che hanno una reattività depressiva, per cui hanno proprio degli attacchi di fame. Invece l'esposizione al sole e quindi la produzione di vitamina D riesce a frenarle. E diciamo che fa tante cose la vitamina D, non ultima, ad esempio, previene le malattie da invecchiamento, Alzheimer e Parkinson. Ecco. Certamente tutto questo vuole un nostro piccolo impegno personale. Perché? Quando è che noi siamo carenti di vitamina D? Quando non ci esponiamo al sole. Allora, arriviamo ai consigli pratici, che noi siamo sempre molto pratici. Facciamo in modo, soprattutto nelle nostre zone dove è più le volte che c'è il sole e non che piove, almeno 10 minuti al giorno. 10 minuti al giorno rafforzeranno il sistema immunitario, quindi ci rafforzeranno contro il Covid e quindi saranno utili per tutto quello che vi ho detto prima, con gli alimenti, attenti ad alimentarsi col pesce azzurro e mangiamo latte, latticini, chiaramente tutte sostanze che però fino al 20% possono produrre questa vitamina D, che ci è utile da 400 unità nella giornata fino ad arrivare a 1000 unità nella giornata quando ci sono delle carenze. È chiaro che noi possiamo anche curarci con i flacconcini soliti o le compressine solite, siamo abituati nelle persone che sono carenti ad assumerlo, però pensate com'è facile esporsi un po' al sole. Migliora l'umore, riduce la tristezza, va via la malinconia, le ossa sono più forti e pensate un po', è anche dimagrante. Fatemi sapere, fateci delle domande, proponeteci voi gli argomenti che vi piacciono. Noi saremo qui una volta alla settimana. Assolutamente, assolutamente sì. Infatti lo ribadiamo per chi volesse, insomma, interagire con la nostra rubrica Medicina e Salute curata dalla dottoressa Elvira Serra, può tranquillamente scrivere alla nostra redazione oppure farlo direttamente alla dottoressa e indicarci, insomma, un argomento da trattare nella prossima rubrica. Elvira, io ti ringrazio come sempre e ci rivediamo la prossima settimana. Poi magari sveleremo nel corso della settimana prossima quali saranno gli argomenti che tratteremo, magari anche per incuriosire un po' i nostri telespettatori. Grazie. Assolutamente, per la nostra gente, voi ci siete, io ci sono. È sempre un piacere. Un bacio. Grazie. Ciao Elvira.